Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. In uno degli ultimi video che ho fatto riguardante l'incisore laser a fibra della Watson Wirmer con emettitore Raikus da 30 watt, vi ho chiesto se volevate che io facessi delle prove su dei materiali specifici e mi avete risposto in tanti. Qualcuno mi ha chiesto sulla roccia e ci sono delle prove anche sulla roccia pure con incisione tridimensionale, ma sto studiando ancora come ottenerla al 100%. Ma in tanti mi hanno chiesto di fare la prova sui tessuti, per esempio sulla pelle oppure su materiali tipo ecopelle. Allora, io ho comprato questo zaino, volevo lo zaino della Jeep, effettivamente non mi piaceva tanto come forma, preferivo questa forma di zaino e quindi ho deciso di incidere il logo, però è un materiale sintetico, non è ecopelle. Quindi facciamo oggi un video in cui faccio vedere come questo incisore laser può incidere senza nessun problema anche su questi materiali, ovviamente a patto di utilizzare i parametri corretti. Per esempio, per questo non ho potuto fare alcun test perché è un materiale particolarissimo, rischia di bruciarsi e se non abbiamo prima delle prove da fare su materiali di scarto rischiamo di bruciacchiarlo. Infatti in qualche punto non mi è venuto proprio al 100%, ma colpa mia, avrei dovuto utilizzare una potenza un pochettino più bassa, però alla fine è venuto molto molto bene. Lo stesso sulla pelle, quindi vi faccio vedere le riprese, ovviamente metterò tutti i parametri in sovraimpressione e poi alla fine ve li farò guardare pure da vicino. Ora però iniziamo. E allora siamo pronti, anzi prontissimi, perché lo zaino è già sotto l'incisore laser, devo solamente mettere in piano questa parte, questa è la zona dove avremo l'incisione, quindi regoliamo la messa a fuoco come vi ho spiegato, allontanando ed avvicinando avremo i puntini che si sovrappongono, quando sono sovrapposti avremo la messa a fuoco. Adesso indossiamo gli occhialini, li indossiamo fra qualche secondo, prima facciamo tutta la preparazione e questo è il file che inciderò. Allora facciamo innanzitutto il frame, quindi vediamo la zona nella quale andremo a incidere, deve andare praticamente fra le due cuciture, quindi lo spostiamo, facciamo in modo che sia quasi perfettamente centrato. Ok, adesso ci siamo praticamente a filo con la cucitura sia a destra che a sinistra, è quasi perfettamente centrato, ma poi comunque lo zaino non avrà mai una forma perfettamente regolare, quindi spostiamo leggermente pure questa fibbia, perfetto, e adesso accendiamo questo aspiratore che sarà quello che si occuperà di filtrare tutti i fumi, poi ve lo recensisco perché è eccezionale. Facciamo pure un time lapse. Allora, come sentite c'è un po' di rumore di ventole e di aspiratori, quindi mentre inciderà io farò silenzio o comunque cercherò di parlare il meno possibile o solo quando necessario. Quindi via. Perfetto, come vedete l'aspiratore sta aspirando tutto e l'incisione man mano prende vita. Bene, sta avvenendo esattamente con la tonalità che volevo io, riesce ad aspirare perfettamente, però ci sono delle ventole, devo cercare di coprire con il mio corpo perché il fumo effettivamente altrimenti viene spinto fuori. Comunque sta riuscendo ad incidere, non avevo dubbi e il risultato è super giù quello che volevo io, perché poi l'effetto finale, se non si fanno tante prove, non avendo altro materiale dove fare dei test, devo accontentarmi di quello che ottengo, anche se non ho un'anteprima vera e propria. Dai, sta avvenendo bene. E nell'ambiente non c'è nemmeno puzza di fumo, ragazzi. Procuratevi degli aspiratori quando fate questi lavori, perché altrimenti, come vedete, poi non si respira. Dai, velocissimo. Ha impiegato solo 1 minuto e 25 secondi. Ok, quindi incisione realizzata e ora invece faremo l'incisione della custodia di questa fotocamera della Canon, quindi abbiamo già la scritta Canon, quindi facciamo l'incisione incidendola con l'incisore laser a fibra e incidendo quindi il modello. Facciamo un'anteprima, quindi il frame verrà posizionato esattamente dove vedete ora questa proiezione, quindi diamo il via e vediamo come verrà tutto in tempo reale. Ok, vediamo come è venuto, forse è il caso di fare un'altra passata, quindi via, facciamo l'ultima, perfetto, direi incisione sulla pelle decisamente fenomenale.
Ovviamente effetto completamente diverso da quello che sia l'ecopelle, è sintetico, quindi in alcuni punti ovviamente si è bruciacchiato un pochettino, però come lo volevo io, perché con il riflesso della luce anche qua abbiamo un gran bel risultato, cambia praticamente colore. E allora ragazzi, quindi come avete visto, l'incisione sullo zaino con il logo Jeep è venuta davvero molto bene. Ci sono due punti, solo due punti, nei quali effettivamente si è bruciacchiato un pochettino di più di quello che io volevo. Però per quanto riguarda il risultato finale, a me piace tantissimo. Abbiamo la scritta Jeep, abbiamo il logo, abbiamo il modello, insomma abbiamo tutto quello che deve esserci. E questa invece è la cover, quindi la protezione in pelle della Canon. Anche questa è venuta benissimo, anche col riflesso della luce si riesce a vedere molto meglio. Quindi un'incisione praticamente a livello professionale. Un prodotto di questo tipo potrebbe anche essere venduto senza nessun problema. Certo, si viola forse il marchio, si violano alcuni diritti di copyright. Però per quanto riguarda la qualità, quindi l'effetto finale, come risoluzione, come effetto sulla pelle, per me è venuta eccezionale. Per quanto riguarda invece questo, ragazzi, poi dopo aver fatto queste prove, successivamente ho fatto delle prove anche nella parte posteriore e qua, come vedete, non ci avevo pensato prima, è venuto molto molto meglio. Andando un pochettino leggero, effettivamente si vede solo in controluce, comunque non è male. Le altre due invece sono venute bene, quindi poi ovviamente dipende tutto da come si impostano gli incisori laser, però io sono felicissimo perché adesso ho lo zaino marchiato Jeep e poi la cover, quindi la custodia anche con il modello della fotocamera. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto l'incisore laser Watsan Wirmer 30W Raikus a fibra. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollice in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!